Oggi è il 16 di agosto, giorno dopo Ferragosto, che per me, non so se anche per gli altri, ma penso di sì, è un po' il giorno che tira una leggera linea tra l'estate, che si sta concludendo, e l'inizio della nuova stagione. Infatti tutte le squadre, bene o male, iniziano in questo periodo. C'è chi inizia molto prima, mi è capitato di iniziare il 31 luglio nelle stagioni del Covid, ma tendenzialmente si inizia in questo periodo qua. Io inizierò il 20, alcune squadre hanno già iniziato, alcune squadre inizieranno tra poco. E come quando era ad Olbia mi sono detto, ma sta riniziando tutto, perché non fare un video su YouTube? A parte gli scherzi, ho preso ispirazione un po' dai mille messaggi che mi avete mandato per continuare a fare il vlog. Io mi diverto a fare queste cose qua e ripeto, se posso trasmettere qualcosa che magari non sapete o qualcosa che può ispirare, lo faccio iper volentieri. In più oggi è successo che Alessandro, il fratello della mia ragazza Arianna, parte per la prima volta per andare a giocare fuori da casa sua. Lui abita a Bologna e uscirà per la prima volta senza la sua famiglia per provare a diventare un giocatore, per iniziare un percorso che è davvero duro. E io, voi, perché sono un po' sensibile, un po' perché ho già vissuto determinate situazioni e quindi mi accorgo delle emozioni che si provano, ho percepito che era super teso. Stai cagando, eh? Bel po'. È normale. Non lo dico per prenderlo in giro, lo dico perché io ho provato la stessa identica cosa quando a 14 anni, 13, non mi ricordo, ho preso da Torino e sono andato a giocare a Venezia. E ho preso ispirazione perché l'anno scorso ho giocato a Pesaro, quest'anno rigiocherò a Pesaro, quindi sono, non dico sereno, sono teso, eccitato e ho voglia di andare a Pesaro perché conosco già il posto, perché conosco l'ambiente in cui vado, conosco la casa in cui andrò a stare quest'anno. Però capisco che, specialmente se è la prima volta, come per lui, è un momento tosto, cioè tosto ancora per me quando mi trovo a cambiare squadra da Brindisi. Sono andato a Pesaro il primo giorno, ero tesissimo. Ed è una cosa che ho proprio percepito e mi ha fatto specie. Ed è una cosa, secondo me, bella da raccontare, l'emozione, la tensione, perché è una cosa che passa inosservata e che lo sport in generale, non parlo solo della pallacanestro, ti porta, se vuoi arrivare ad alto livello, un giorno a dover lasciare casa, poi casa diventa un altro posto, per me è diventato Venezia, sono dovuto andare via da Venezia e tutte le volte è cambiare casa, cambiare le compagnie, cambiare gli amici che hai. Ovviamente gli amici rimangono, però non sei più nella comfort zone, un continuo uscire dalla comfort zone, che secondo me è una cosa bellissima ma sul momento è molto tosta. Riuscite a trovare una panchina, così almeno sembro meno fuori di testa, non cammino col telefono in mano come un pazzo in mezzo alla pineta. La mia situazione momentanea è questa qui: il 20 partirò per andare a fare il raduno con Pesaro, iniziare la stagione con Pesaro, sono carico come una molla, poi il 21 partiremo per il ritiro a Carpegna, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti. Che cosa ho fatto finito il raduno? Ho deciso di prendere e andare a trovare i miei genitori per 5 giorni, sì, a Bardonecchia. Ho deciso tra l'altro di fargli una sorpresa senza che loro sapessero niente, li ho bussato a casa, come potete vedere l'hanno presa molto bene. Ma dai, che sorpresa! Ma sei matto! Ma sei scemo! Ma che cazzo fai? Questa. Poi sono venuto qua a Viareggio. Tra l'altro il giorno dopo alla mia partenza da Bardonecchia è successo un disastro con un fiume che c'è stata, penso, una frana. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Sono stato fortunato. Adesso sono qua a Viareggio, dove faccio una settimana per prepararmi e andare a Pesaro, iniziare il raduno, iniziare le visite mediche, e quindi ho deciso di portarvi con me in questo nuovo inizio, nuova stagione. Si rivedranno tutte le visite mediche, tutte le visite che facciamo, tutta la preparazione. Quindi questo per dirvi che il vlog per il momento andrà avanti, sicuramente per le visite mediche, per il ritiro, che sarà sicuramente una cosa molto interessante. Dobbiamo trovare un titolo, quindi scrivetemi nei commenti se vi viene in mente un titolo possibile per questo vlog. Ho visto un commento che diceva il vlog PESR Edition, ma vediamo se avete altre idee. E ovviamente poi, se vi piacerà, porterò avanti la situazione, magari non con gli stessi tempi, non una volta a settimana, ma qualcosa che si può raccontare, che è carino da raccontare, sicuramente lo racconto con piacere, solo se vi iscrivete.
e quindi iscrivetevi e attivate la campanella, perché ormai sono uno youtuber. Se si scherza, non mi definirò mai youtuber, tranne che per dire attivate la campanella. Per concludere il discorso riferito ad Ale, io vi ho raccontato questa situazione qua perché voglio farvi capire qual è la vita di un giocatore, che comprende anche queste cose, gli spostamenti, i cambi di città. E io non ce l'ho nel mio racconto di attualità, nel mio racconto momentaneo, perché rimarrò a Pesaro, come ho già detto prima nel video. Quindi ve l'ho raccontato un po' per questo, per farvi capire questa situazione qui, ma anche perché io sono estremamente orgoglioso di quello che ha appena fatto Ale, perché io posso dire effettivamente di averlo visto crescere. Ci siamo conosciuti quando io mi sono fidanzato con Arianna, lui aveva 10 anni, io ne avevo 18, adesso stiamo insieme da 7 anni, quindi gli ho visto fare tutti gli step che l'hanno portato al giorno d'oggi, cioè sono passato da fargli fare le schiacciate nel canestrino a giocarci uno contro uno. Quindi in tutto il percorso mi ha chiesto consigli, io gli ho dato consigli e so effettivamente il gesto che ha fatto, che non è facile prendere una scelta del genere, e soprattutto dopo aver preso la scelta non è facile concretamente fare il gesto di salire in macchina e andare. Lui l'ha appena fatto, è appena salito in macchina e mi ha veramente riempito il cuore d'orgoglio, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo anche pubblicamente, ovviamente gliel'ho fatto anche faccia a faccia. E vi dico che giustamente abbiamo anche festeggiato questa situazione qua, un po' con lui, un po' con Buca, che è uno dei miei più grandi amici. Abbiamo festeggiato la fine dell'estate e fra poco vi faccio vedere come sono andate effettivamente le cose. Adesso mangio, vado al mare e poi vi faccio vedere tutto. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è la farinata di ceci. Io la chiamo farinata perché a Torino si chiama così, mi ricorda casa, mi ricorda la mia famiglia, mi ricorda quando ero piccolo. Qua si chiama cecina, infatti ho dovuto capire un attimo. Ve l'ho fatta vedere, così se volete regalarmi qualcosa sapete come farmi felice. Il problema della farinata è che non la fanno dappertutto. Io l'ho trovata a Torino e qua a Viareggio. In tutte le altre squadre in cui ho giocato non l'ho mai trovata. Forse è questo anche che mi ha fatto rimanere molto legato a... come se fosse tradizione mangiare la farinata. E seconda cosa è che la farinata va fatta bene, perché non tutte le farinate sono buone uguali, deve essere secca. Quindi vlog anche culinario adesso, dai, facciamo così. Fatto la doccia, quindi posso raccontarvi come sono andate effettivamente le cose, ovvero come tutte le volte al mare ci troviamo gli ultimi giorni di agosto, anche con Buca, come vi ho detto. Buca è il capitano che ha guidato la nostra nazionale del 19 all'argento al mondiale, con cui ho stretto un rapporto bellissimo. Vero è uno dei miei più grandi amici, eravamo insieme in stanza al Cairo e in quei momenti lì, proprio dalla stanza dell'hotel al Cairo, ci siamo fidanzati rispettivamente con le attuali fidanzate che abbiamo. Quindi abbiamo stretto un legame incredibile. Da 4 anni, 3 anni a questa parte ci troviamo qua a Viareggio e festeggiamo la fine dell'estate, cioè, ovviamente non facendo cose incredibili, facendo karaoke, ed è proprio lì che gli ho dedicato una canzone. Questa canzone l'abbiamo ascoltata insieme durante tutto il mondiale, alternavamo la leva calcistica del 68 di De Gregori a i video di tutti i gol che ha fatto l'Italia nel 2006 sognando di poter vincere l'oro. Alla fine abbiamo vinto l'argento, ma ci sta, comunque è un ottimo risultato. Però è una canzone importante per noi, io ho deciso di dedicargliela cambiando le parole. Spero che Francesco mi perdonerà. Francesco, se stai guardando questo video ti chiedo scusa sia per l'intonazione sia per le parole, però è il gesto quello che conta. Insieme capirai, vedi Tetris come non si sono visti mai, oppure appoggiati in corridoio su qualche piccolo di muro, su quei stand, queste altre due qua. Luca ha capito dal primo momento, l'allenatore sembrava contento. Grazie Andrea! Mi sei una bomba micidiale, tutta la Spagna in semifinale. Prese un pallone che sembrava strega, nelle sue mani rimaneva impegnato. Entrò nell'aria, tiro senza guardare, e feci un 2-1 spaziale. A Buca non aver paura di sbagliare questo punto, non è mica da questi particolari, ci si aggiuri con chi sono. Dice col coraggio, con l'altruismo, con la fantasia. Se siete arrivati fino a questo punto, avete superato tutta la canzone, io vi ringrazio infinitamente. Non so come abbiate fatto, però abbiamo capito insieme che le doti canore non sono proprio
miei doti più incredibili. Di conseguenza, guarda, mi sono già messo le scarpe, inizio a correre perché è giusto che sia così, di corsette tanto ne avete viste abbastanza. Per il resto ho parlato tantissimo in questo video, dai prossimi non sarà così perché adesso avevo più cose da raccontare che effettivamente da farvi vedere. Pensare che abbiamo provato anche dei balletti, ma non sono andati bene neanche quelli, di conseguenza è proprio giusto che io mi rimetta le scarpe e vada a correre perché è quello che devo fare nella mia vita. Piccolo spoiler, Ale nella nuova squadra userà la maglia numero 7 come Nino della canzone che ho dedicato a Buca, ma questo è un piccolo particolare. Se vi siete commossi come Buca guardando la canzone, io vi consiglio di asciugarvi le lacrime perché si sta per ripartire.